Mister Rossi, siamo a commentare una sconfitta di 3-1 contro il Milan, però bisogna dire insomma che la prestazione delle ragazze è stata comunque buona, positiva, sono apparse grintose, determinate. Sì, effettivamente la partita l'abbiamo affrontata nel modo giusto e le ragazze sono rimaste, diciamo così, in partita per parecchio tempo. Peccato l'episodio del rigore, che secondo me non ci stava, perché era evidentemente involontario. E dopodiché, sai, sul 2-1 dopo magari può succedere di riuscire a metterli un pochino in difficoltà sotto l'aspetto psicologico, non certamente sotto l'aspetto fisico-atletico, però ci poteva stare. Il gol del 2-1 anziché del 3-1 sarebbe stata un'iniezione di adrenalina importante per la nostra squadra. Non è successo niente, ma alla fine insomma è un peccato non aver potuto insomma avere anche la possibilità di poter pareggiare la partita. Quindi adesso con lo stesso spirito, la stessa grinta, bisogna andare a Bari e lì insomma i 3 punti devono arrivare. L'importante è che arrivi un risultato positivo dalla trasferta, perché alla fine dei conti adesso siamo a 10 punti di differenza, per cui se lasciamo invariato la distanza, secondo me va già bene. È chiaro che se riusciamo a portare via i 3 punti da Bari, molto meglio, ci mettiamo, diciamo così, un pochino al riparo di tante situazioni. L'ultima cosa, Marta Mascarella, Mascarella oggi ha fatto una grande partita e ha dimostrato insomma di essere alla pari anche con le giocatrici delle grandi squadre. Sì, in effetti Marta è molto cresciuta in questi ultimi mesi, lo dimostra il fatto che è stata chiamata in nazionale e che dai dirigenti della squadra, dai allenatori della squadra e anche dal preparatore mi è stata molto caldeggiata la preparazione e la sua, diciamo così, atleticità, per cui sono contento che Marta abbia fatto questo salto di qualità, che deve dimostrare però anche nel corso delle prossime partite. Noi contiamo molto su di lei perché ha le qualità per far girare bene il centrocampo.